Siamo tornati alla mostra di Palazzo Grassi. In realtà questi banchetti erano appannaggio di una piccolissima parte della popolazione etrusca, e cioè i ricchi, i nobili, che potevano tra l'altro permettersi oggetti straordinari come questo carro. Nessun contadino avrebbe mai potuto permetterselo. E il perché lo chiediamo al professor Mario Torelli, che è il curatore scientifico della mostra qui di Palazzo Grassi. Indubbiamente è un grande carro non di tutti i giorni, ma di natura cerimoniale, anzi possiamo dire che è un carro di tipo nuziale, serviva al trasporto della donna nella casa dello sposo, ma il carro stesso è un bene dotale perché, carico com'è di bronzo, rappresenta tanta ricchezza che si trasporta, così come tutti i gioielli che erano indosso alla sposa erano la dote. E questo carro che vediamo qui è una ricostruzione, in realtà fatta con dei pezzi originali che si trovano alle nostre spalle e che sono per la prima volta riuniti tutti assieme. Esattamente, la tomba ha avuto la sfortuna di essere stata scoperta 200 anni fa, quando non c'era tanta attenzione per le antichità, e i materiali sono andati tragicamente dispersi. Pezzi di questo carro sono finiti a Parigi, ma soprattutto a Monaco e un piccolissima parte a Perugia. È la prima volta che abbiamo avuto la possibilità di riunire questi frammenti sparsi. Un caso veramente eccezionale questo della mostra, perché fra l'altro ci ha permesso di rivedere completamente la struttura del carro, che prima si immaginava fosse a quattro ruote invece che a due, per esempio. Ma i carri, i banchetti, i vestiti non erano il solo modo per ostentare la propria ricchezza tra gli aristocratici, tra i nobili. C'erano anche naturalmente gli ori, e gli etruschi furono dei maestri nella lavorazione dell'oro.